ma in modo particolare dell'Aquila, delle vicende societarie, il nostro Enrico Giancarli ne ha approfittato appunto per ascoltare telefonicamente quest'oggi il presidente Elio Gizzi. Sentiamo. Aspetto societario, Presidente, perché proprio tra le righe della Gazzetta dello Sport che abbiamo visto poco fa in sovrimpressione e possiamo rivedere, si parla di possibili nuovi soci in arrivo, addirittura è stata ufficializzata la carica di vicepresidente con l'imprenditore di Giulianova Mattucci, ci conferma? No, Mattucci è ancora tutto da vedere, le premesse non sono buone, diciamo. Noi adesso avevamo la scadenza dei contributi, però devo dire che lui non si è fatto né vedere né sentire, quindi le premesse non sono buone. Se le cose continuano così, sicuramente Adriano Mattucci non né farà vicepresidente né entrerà alla Bregaccia. Ah, questa è un'affermazione forte, grazie Presidente per avercela data qui in diretta. Allora le chiedo proprio per chiudere come vanno i contatti con gli imprenditori di fuori regione. La trattativa è in corso, ci siamo visti pure l'altro giorno, secondo me insomma sono una persona seria, sono persone serie, io credo che alla fine io sono convinto che poi alla fine questa trattativa si chiuderà per il bene della Bregaccia. Così dunque Elio Gizzi al telefono, intervistato dal nostro Enrico Giancarli, noi abbiamo concluso l'appuntamento.